A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno, benvenuti a tutti. Scusateci per il ritardo, abbiamo avuto qualche problema di connessione audio, ora risolto. Benvenuto Gianluca. Quindi oggi abbiamo questa presentazione sui tesori del West, viaggi in auto e dalle Arrochis al Pacifico, appunto in auto. Passo lo schermo a Gianluca. Benvenuto e buona presentazione. Grazie. Prima di tutto chiedo scusa a tutti, è colpa mia, le mie cuffie funzionano soltanto in un modo, cioè in ricezione, non in audio, non si capisce perché. Comunque, vabbè, poco male, lo facciamo alla vecchia, lo facciamo al telefono, ok? Grazie a tutti per la vostra presenza, vedo che siete numerosissimi e questo mi fa enormemente piacere. E credo che anche questa volta abbiamo fatto il massimo affinché il vostro tempo sia ben impiegato e che ne stravalga la pena. Sono sicuro di sì. Perfetto, iniziamo allora con la prima slide, che è appunto quella che presenta l'itinerario, perché oggi si parla proprio di itinerario, itinerario concreto, non andiamo sul teorico, ma andiamo totalmente sul pratico. E parliamo dei tesori del West, cioè un itinerario che abbiamo studiato qualche anno fa e abbiamo raffinato nel corso del tempo, che parte dalle Montagne Rocciose e collega all'Oceano Pacifico. Eccolo qui, questi sono i punti nevralgici che toccheremo nell'itinerario di oggi. La partenza è appunto da Denver, o meglio l'arrivo dall'Italia, appunto la partenza dell'itinerario da Denver. E si visita tutta la zona delle Rockies di cui abbiamo parlato in maniera estensiva, sia ovviamente Olga Mazzoni, la super esperta della destinazione, ma anche insieme ad Olga abbiamo parlato, qualcuno di voi forse ha seguito il nostro webinar sui nativi americani, e poi questa parte dell'itinerario si ricollega invece ai parchi del sud-est degli Stati Uniti, super classici, che vedremo appunto nel corso della presentazione. Per poi proseguire con diciamo, la terza tranche di questo itinerario verso il deserto e poi le montagne della California, San Francisco e tutta la costa. È quindi un itinerario che tocca un po' tutti i classici e anche cose diciamo, meno conosciute del grande West americano, che in assoluto è la meta preferita. Da tutti i vostri e nostri viaggiatori, soprattutto quest'anno ricordiamo sempre che c'è il famigerato centenario dei National Parks americani, il che crea una occasione straordinaria per visitarli, ma anche qualche piccolo problema, anzi grande problema di disponibilità alberghiere. Questo io tendo sempre a precisarlo perché siamo già sold out in vari giorni dell'altissima stagione, quindi luglio-agosto, nei principali parchi nazionali come Yellowstone, come il Grand Canyon, come Grand Teton, anche la zona di Moab è molto molto difficile trovare posto. Insomma, fatelo presente ai vostri clienti, qualora fossero interessati, e ovviamente lo sono, a un viaggio in questa straordinaria regione del Nord America. Bisogna veramente sbrigarsi, siamo proprio agli sgoccioli. Credo e temo che le richieste che tutti noi tour operator di Visit USA riceveremo sotto data, diciamo che da maggio-giugno in poi, le persone dovranno adattarsi. Adattarsi vuol dire dormire a circa 100-150 km da Yellowstone. Questa è l'idea che vi sto evidenziando, perché di questo stiamo parlando. Nonché impossibile dormire nella zona del Grand Canyon South, del Tusayan, quella classica, insomma, la porta d'accesso al Grand Canyon. Si dovrà dormire a Williams piuttosto che a Flagstaff o altre località all'intorno, perché non sarà assolutamente possibile dormire all'interno del parco o nelle località più vicine in assoluto ai parchi. Quindi sbrighiamoci, diamoci una mossa tutti quanti, ok? Ok, comunque, ripeto, questo è un itinerario che io considero uno dei nostri classici assoluti, un itinerario che personalmente ho fatto tanti anni fa, un po' troppi, e sempre per non nascondere la mia età, che ormai non è più verde, insomma. Ok, l'itinerario appunto si chiama dalle Rockies al Pacifico, è ovviamente un fly and drive ed è ovviamente lungo.
L'itinerario che trovate sul sito è di 20 giorni, 19 notti, ma è veramente di corsa. Come vi spiegherò nel corso della mia presentazione, l'ideale sarebbe aggiungere almeno 2, 3, 4 giorni a questo. Quindi già la tempistica taglia fuori un certo tipo di viaggiatore che non ha molto tempo. Cioè, in poche parole, se il vostro cliente chiede un viaggio spettacolare come questo, straordinario come questo, e vedremo perché è straordinario e spettacolare, ma lo vuol fare in 2 settimane, semplicemente non si può fare. Però per evitare di dover dire di no, perché non si deve mai dire di no nel nostro lavoro, lo sapete benissimo, è inutile che ve lo dica, e però renderlo comunque fruibile, ho diviso l'itinerario in 3 tranche differenti, quindi diciamo modulari, che possiamo fare avendo 1 settimana a disposizione, 2 settimane o le 3 settimane canoniche che richiede questo tipo di itinerario completo, come pubblicato sul nostro sito. Quindi non disperiamo, anche che a 2 settimane può farne almeno una buonissima parte. Eccomi qui, io sono Gianluca di Coral Travel, sono titolare e lo specialista del Nord America. Lancio il contest per, come al solito, per sapere dove sono qui. Qualche anno fa, come vedete, ho molti meno capelli bianchi di adesso, in questa foto. E vediamo chi indovina. Intanto, l'ultima volta Rapanga Viaggi vince il premio, perché ha indovinato che nella foto del mio ultimo webinar ero al Vesuvio Café a North Shore a San Francisco, alla parte nord, appunto North Beach di San Francisco, che è un caffè storico intorno a Washington Square e vicinissimo alla leggendaria libreria Ferlinghetti. Quindi bravo Rapanga Viaggi, bravissimo. Allora, si parte. Atterriamo dall'Italia a Denver con soluzioni aeree infinite, a parte tutte le compagnie americane ovviamente, quindi United, American Airlines, Delta, eccetera. Possiamo arrivare anche con voli diretti della Lufthansa, della British e di Air France KLM. Quindi le soluzioni per arrivare da Denver e ripartire dalla partenza finale del nostro viaggio, che è Los Angeles, sono infinite, e anche qui ovviamente bisogna muoversi, perché prenotare questo itinerario sotto data, magari un mese prima, vuol dire spendere tranquillamente anche 300-400 euro di più solo di volo. La prima parte dell'itinerario tocca questa zona, la zona proprio delle Rockies di cui abbiamo parlato appunto nell'ultimo mio webinar condotto con Olga Mazzoni sui nativi americani. Quindi le RMI, la Rocky Mountains International, la zona appunto che viene composta dai 4 stati delle Rockies, che sono appunto, partendo dal Colorado ovviamente, sono Wyoming, South Dakota, North Dakota e Montana. In questo viaggio toccheremo soltanto Colorado, Wyoming, South Dakota e Montana, un pezzettino soltanto della Montana. La prima parte dell'itinerario parte da Denver e arriva a Salt Lake City. Quindi questa, diciamo, è la prima settimana, anzi un po' più di una settimana, da dedicare a questo itinerario. Questa è la cartina che ho dettagliato, è proprio un itinerario super classico di questa regione, ne abbiamo già parlato in maniera estesa, ma magari chi non ha seguito le nostre precedenti presentazioni su questa zona degli Stati Uniti, peggio per voi, perché è una zona assolutamente incredibile, di un fascino straordinario e, devo dire, soprattutto in grandissima crescita dal punto di vista commerciale, cioè viene sempre venduta di più. Moltissimi vostri clienti ce lo chiedono e noi abbiamo visto nel corso degli anni le prenotazioni salire proprio esponenzialmente per questo itinerario e questa regione. Si parte appunto dalla Mile High City Denver, di cui ha parlato Olga qualche settimana fa, la città alta 1 miglio con tantissime attrazioni, una downtown tipicamente western, ma una città modernissima e piena di cose da fare e da vedere. Anche qui sempre meno svaccamento cowboy e sempre più cultura, attività all'aria aperta. Il clima aiuta tantissimo, perché nonostante sia nelle montagne rocciose e a 1,5 km di altitudine, nevica e piove pochissimo, e il clima è molto secco, e quindi questo aiuta moltissimo il nostro lavoro. Si ritira la vettura a Denver aeroporto, si procede per la città, si trascorre una sola notte. Ripeto, questo nell'itinerario standard che io, tra virgolette, sconsiglio, cioè la mia idea è quella di suggerirvi di farlo almeno in 25 giorni,
e si, appunto, si procede poi per la prima tappa importantissima dal punto di vista naturalistico, che è il Rocky Mountain National Park, una delle zone montane alpine più importanti di tutti gli Stati Uniti, con questi paesaggi straordinari, quelle montagne, le Rockies che si specchiano nei laghi e nei fiumi, è una delle zone per l'attività all'aria aperta più importanti di tutta la regione, ne abbiamo appunto già parlato e lo sapete. Si lascia poi il Colorado e si prosegue verso Wyoming, la prima città che si incontra, la cittadina di Cheyenne, che è famosissima per il suo rodeo, ha una grandissima tradizione rodeistica e soprattutto in una famigerata e nefasta settimana all'anno, quell'ultima settimana di luglio, ci sono i Frontier Days, questa manifestazione mega del West americano dedicata proprio al rodeo, e anche qui, in questo caso, bisogna prenotare 6 mesi d'anticipo, altrimenti non si dormirà mai in questa. Non parlo soltanto della città, in tutta la regione. E quindi questa è una tappa molto gradevole e importante. Si prosegue poi sempre verso nord, in direzione delle Black Hills del South Dakota, e dormiamo a Hot Springs, che è una cittadina, una piccolissima cittadina, che però è molto importante dal punto di vista logistico per noi, perché ci permette di esplorare due cose importantissime. Il primo è il Mammoth Site, il sito paleontologico più importante del tutto il West americano, che è solo qui chiaramente, che è un tripudio di reperti paleontologici importantissimi e perfettamente mantenuti, interessantissimo. Naturalmente per i bambini è il massimo, ma anche per gli adulti come me è stata assolutamente una scoperta straordinaria. Altra cosa importante, sempre andando in questa zona del sud-est dello stato del South Dakota, è la scoperta delle Wind Caves, che è un sistema di caverne sotterranee interessantissimo, molto esteso, il secondo più esteso degli Stati Uniti d'America, se non sbaglio, che viene esplorata appunto con le visite guidate dei Rangers, come vedete in questa foto. È una di quelle cose che, se non si conoscono e non si sa della loro esistenza e come raggiungerlo, effettivamente viene bypassato. Questo fa parte del sistema dei National Parks americani. Poi, ovviamente, si inizia con uno dei classici del South Dakota, che è questo incredibile parco nazionale delle Badlands, le terre selvagge, le terre cattive, così denominate dai primi pionieri che l'hanno scoperta, invece terre buonissime, non solo buone, ma sacre per i nativi americani, per i Sioux e i Lakota. Questi paesaggi straordinari sono da percorrere con tutta calma in autonoleggio, godere di questi paesaggi, fare qualche percorso trekking, lasciare la vettura un attimo e fare delle foto veramente incredibili che saranno tra il top dei ricordi di viaggio. Vi ricordo anche, ne abbiamo parlato appunto nel nostro webinar sulla cultura e le tradizioni nativoamericane della regione, che questa è la terra della grande riserva Oglala Lakota di Pine Ridge, una delle più importanti, una delle più storiche. Naturalmente è ospita il sito tristissimo di Wounded Knee, della battaglia, del massacro dei Lakotas perpetrato dall'esercito americano, ed è quindi un luogo molto importante sia di riflessione che di scoperta delle tradizioni e di come le cose sono andate. C'è un piccolo museo, ma interessantissimo, proprio a Wall, che consiglio a tutti i vostri viaggiatori di dedicare. Naturalmente nelle documentazioni di viaggio noi diamo tutti questi consigli, quindi tutto è dettagliato per rendere l'esperienza di viaggio più completa possibile per i vostri passeggeri. E poi ci addentriamo in questo luogo veramente magico, che sono le Black Hills. Olga ve ne ha parlato in maniera dettagliata molte volte, io non mi stanco di ricordarvelo. Questa zona è assolutamente magica, sacra per i nativi americani ovviamente, ma è sacra anche per qualsiasi visitatore che si deve avvicinare con il rispetto e con il
fascinazione che questo luogo emana. Queste guglie di granito puntellate da tutti questi alberi, queste conifere, queste foreste di conifere estesissime, di colore appunto scuro, e quindi per i pionieri erano le colline nere, perché quello era il colore che avevano stampato nella loro mente. Naturalmente le Black Hills e la cittadina di Rapid City sono i punti di partenza per esplorare alcuni dei classici di questa regione, come il Mount Rushmore, il Crazy Horse Memorial, e insomma cose straordinarie ed uniche al mondo che rendono questa regione degli Stati Uniti visitata appunto da visitatori di tutto il pianeta. Ecco un'altra foto meravigliosa di Mount Rushmore, incredibile veramente, difficile spiegare quanto si resti impressionati nella prima volta che si visita un sito del genere. Questa roccia di granito scavata alla perfezione con i volti dei quattro presidenti americani è una cosa che è proprio difficile da spiegare. Ancora più difficile e affascinante da spiegare invece, ovviamente, è Crazy Horse Memorial, che è un work in progress ancora adesso, totalmente finanziato dai soldi dei visitatori. Non accettano nemmeno un centesimo di denaro pubblico, e si capisce anche il perché, perché naturalmente qui si parla della parte sconfitta della conquista del West, sconfitta almeno sul campo di battaglia, certamente non sconfitta dal punto di vista culturale e dal punto di vista di solidarietà anche dei visitatori che migliaia e migliaia ogni anno proprio arrivano nel sito per visitarlo e per finanziare la sua continua realizzazione. Un'opera ingegneristica incredibile, se i vostri visitatori sono fortunati possono anche assistere alle esplosioni che avvengono praticamente ogni giorno, è veramente una cosa pazzesca. Altra cosa da non mancare è lo spettacolo dei movimenti dei bufali, dell'American Buffalo, dei bisonti americani, nello Custer State Park, che non è un luogo diciamo, in cui si può vedere qualche bisonte, cioè è impossibile non incontrare bisonti. Io ho delle foto che non ho messo in questa presentazione in cui praticamente il bisonte, se non avessi alzato il finestrino dell'auto, avrebbe messo la testa e probabilmente pure una zampa all'interno della nostra vettura. Infatti qui si guida pianissimo e il passaggio dei bisonti è assolutamente garantito. Questa è casa loro. Si prosegue poi in direzione nord-ovest. La tappa prevede appunto un pernottamento in questa cittadina western style, veramente western style di Deadwood, che è esattamente così. Sembra di stare nel fine 800 con Wild Bill, che veniva ucciso in uno di questi saloon proprio qui, una delle zone, diciamo, per l'estrazione dell'argento e dell'oro più importanti della regione, quindi ricca. Qualche anno fa c'è stata anche dedicata una serie televisiva proprio alla cittadina di Deadwood, e quindi è una tappa simpatica, ottimi hotel, ottimi ristoranti e perfetta poi per vivere questa atmosfera Old West e proseguire i propri viaggi. Si lascia il South Dakota e si entra nel Wyoming, tappa immancabile, il sacro monolite, sacro per i nativi americani, monolite di Devil's Tower, che abbiamo visto anche nelle precedenti presentazioni. Ovviamente chi ricorda film come di Spielberg sa benissimo di cosa parliamo. Gli alieni avrebbero preso questo come punto d'atterraggio, proprio perché facile da trovare, evidentemente. E quindi anche dal punto di vista cinematografico è un po' messo nella mappa, è facile nominarlo per gli appassionati di cinema. Altra deviazione possibile, dopo aver visitato Devil's Tower, che è in Wyoming, proseguire in direzione nord, entrare nel territorio del Montana e visitare lo storico sito di Little Bighorn, con la spiegazione perfettamente fatta degli accadimenti del settimo Cavalleggeri, del generale Custer, di gli errori strategici enormi che fece durante questa battaglia, che le portarono appunto alla disfatta. La cosa peculiare e simpatica, se vogliamo, senza voler mancare rispetto a nessuno, che tutte le guide sono native americane, quindi il punto di vista è fortemente nativo americano, anche con una certa punta di orgoglio. Credo che possa essere anche, diciamo, umanamente comprensibile. È comunque uno dei siti imperdibili di questo itinerario, assolutamente. Per poi, proseguendo poi per Cody, Wyoming, di cui abbiamo parlato,
estensivamente nel corso delle ultime presentazioni, anche del suo Buffalo Bill Center, che ricordo sempre è creato dallo Smithsonian Institute, quindi è un museo di alto livello a tutti gli effetti, il più importante museo del West americano, e Cody è il punto di arrivo praticamente per l'ingresso della parte est, della porta est, dello straordinario Yellowstone National Park. Qui sono appunto le Falls, che poi appunto creano il Grand Canyon dello Yellowstone National Park, chiaramente un super classico, il nostro consiglio, questo è le Prismatic Fields, il nostro consiglio è sempre quello di dedicare almeno 2 se non 3 notti in questa regione. Ovviamente nel nostro itinerario standard ne vediamo solo 2, ma qui è proprio il caso di insistere e di mettere almeno una notte, perché questo parco, come abbiamo già ampiamente detto, è grandissimo e non può essere assolutamente visitato in un solo giorno. I geyser, come l'Old Faithful, vi ricordo che chi soggiorna in questo lodge, che si chiama appunto Old Faithful Lodge, ha la visita guidata già compresa all'interno, proprio all'orario prestabilito, per ammirare questa straordinaria ricorrenza della natura, praticamente un geyser che erutta a orari prestabiliti, una cosa pazzesca. Per chi ha fortuna, ma a distanza ovviamente, altrimenti la fortuna si tramuta facilmente in sfortuna, si possono incontrare gli orsi proprio brevi manu e, ripeto, meglio stare a debita distanza, e comunque questo è uno dei super classici da non mancare assolutamente nella regione delle montagne rocciose. Proseguendo in direzione sud si va verso Grand Teton, altra zona importantissima, parco nazionale meraviglioso, in cui si può fare delle esperienze all'aria aperta straordinarie, come queste foto dimostrano, insomma, sono dei super classici anche questi, una tappa super classica, con l'arrivo poi alla cittadina dei Jackson, che è questa qui, che è quella più organizzata sia per il turismo estivo ma anche per il turismo invernale con lo sci, ed è la cittadina, diciamo, creata dal turismo, in cui ogni estate si tengono gli shootout, cioè queste sparatorie finte, ovviamente, preciso sempre finte, perché è già successo e qualcuno chiedesse spiegazioni per questo, sono finte, fatti da attori, ogni sera, ogni pomeriggio, mi pare alle 6 se non sbaglio. Insomma, è molto gradevole, pienissimo di cose da fare, tantissimi hotel. Anche questo qui, trovare posto già a luglio agosto adesso è veramente un pernalotto. Per poi appunto finire, ho a Salt Lake City la prima parte del nostro itinerario, appunto, che termina nella città capitale dello stato dei Mormoni, col suo Temple Square e tutto il suo aspetto appunto religioso-culturale legato al movimento dei Mormoni, che è proprio padrone assoluto di questa regione americana. Da qui iniziamo la seconda parte del nostro itinerario, che da Salt Lake City prosegue toccando alcuni dei super classici del sud-ovest, come vedete Bryce Canyon, Zion National Park, si passa per Kanab, si visita ovviamente Monument Valley imperdibile, Lake Powell, Grand Canyon e si termina a Las Vegas. Quindi, prima tappa sarà ovviamente le straordinarie guglie di Bryce Canyon, gli Hoodoos, così venivano chiamati dai nativi americani, la leggenda dice che fossero spiriti degli antenati solidificati nella roccia. Naturalmente un trekking qui come quello che ho fatto io l'ultima volta di circa 2 ore, 2 ore e mezza è assolutamente immancabile. Siamo in altitudine, quindi sempre massima attenzione da questo punto di vista, idratazione e farlo lentamente, questo lo ricordo sempre. Questa è proprio una foto che ho fatto durante l'ultima escursione un paio d'anni fa, esattamente proprio aprile del 2014. Tempo bellissimo, ma faceva abbastanza freddo. Questo appunto è il Navajo Loop che noi percorremmo, uno dei percorsi più imperdibili, è soltanto 1,3 miglio, quindi circa 2 km, facilissimo, straordinario, migliaia di foto, insomma, imperdibile. Si prosegue poi verso sud per la visita dello straordinario Zion National Park, altra chicca assoluta di questo itinerario, imperdibile. L'ingresso dello Zion National Park dalla parte sud, da Springdale. Alcuni dei vista point che si possono ottenere facendo dei percorsi trekking,
alcuni più complicati ma normalmente facili, mentre questo qui, la cui foto vedete qui in alto, è uno di quelli più tortuosi, ma che danno più soddisfazione, è la famosa The Narrows, che è questa gola in cui l'acqua si alza ed è uno degli spettacoli in assoluto della natura più affascinanti di tutta la regione del Southwest americano. Si prosegue poi con la possibilità, se non si è avuta abbastanza di bufali e quindi bisonti americani nella regione delle Black Hills, si può visitare il Mountain Ranch, che è un lodge e ranch, appunto, quindi guest ranch con possibilità di soggiorno, o semplicemente fare una sosta, un pranzo veloce per ammirare i veri padroni di questa regione. La tappa successiva è Kanab, luogo veramente incredibile perché, come dice appunto la sua scritta, è la Little Hollywood dei tempi andati. Questa città è stata letteralmente tirata su dal nulla con l'esplosione dei film western intorno agli anni 30 e durante il corso degli anni si è sviluppata proprio perché dietro è adagiata ai piedi di questa regione del Red Rocks e quindi ideale per poi girare in maniera negli esterni, immediatamente attaccato appunto alla cittadina. Questo è il Perry Lodge, questo qui dove ho soggiornato io personalmente, che è proprio un lodge, ma veramente spartano, in cui tutte le più grandi star di Hollywood, infatti tutte le camere hanno i nomi delle star che lì hanno soggiornato, dovevano gioco forza, lì non c'era il Beverly Hills, non c'erano hotel 6 stelle, lì dovevano dormire per forza per girare poi il giorno successivo. Quindi questo luogo ha un fascino incredibile, un ricchissimo di storie, molti degli abitanti le possono raccontare, da tutte le star che passavano in questa zona, alle sbronze che prendevano, alle risse che facevano magari per una cameriera piuttosto che per un'altra attrice, insomma, cose molto molto divertenti. E oltretutto tutta questa storia viene inclusa in questo piccolo ma interessante museo del West, diciamo, ricostruito, quindi dei western, non del West, ma dei film western, che è proprio al centro della cittadina. Ora, aggiungendo un giorno, si può visitare questa straordinaria meraviglia natura, cioè la parte del nord del Grand Canyon, che normalmente quasi nessuno visita. Quindi questo itinerario offre un'opportunità, direi, unica, quella di visitare il Grand Canyon sia dal South Rim, che tutti quanti vedono, che dal North Rim, che è il lato più alto, nettamente più alto, con la vista ancora più impressionante, che pochi invece riescono a visitare. Eccolo qui, questo vi dà l'idea, questa foto l'ho fatta io appunto 2 anni fa, e questa è la vista unica, perché questa vista qui si ha soltanto da questa zona, dalla zona che viene chiamata Toro Weep. Lascio a voi ogni impressione in merito. Eccoci qua, questi strapiombi di roccia arenaria, ripeto, considerate che sia a circa 200 metri di altezza in più rispetto al South Rim, che è questo qui. Questo è North e questo è il South Rim. E questo ovviamente è il Colorado River che scorre sotto, che ha scavato ovviamente il canyon. Poi si prosegue ovviamente per Monument Valley, ricordo sempre questo, naturalmente uno dei super classici, inutile che mi dilunghi a spiegarvelo perché lo sapete benissimo, però mi ricordo sempre che questa zona qui è visitabile da queste vetture, tipo le vetture a noleggio dei vostri visitatori, ma la vera Monument Valley non si visita in autonoleggio, bisogna mollare l'autonoleggio, prendere una di queste escursioni che devono essere prenotate possibilmente prima della partenza. Io lo dico perché se si viaggia per esempio ad agosto è molto facile non trovare posto e dover attendere anche 3-4 ore per la successiva escursione, ecco, tipo la Monument Valley Safari, quella che abbiamo fatto noi, e si va a visitare la vera Monument Valley, cioè la zona esclusivamente gestita dai Navajo perché è il loro territorio, è loro riserva. E con i Navajo Tours, per esempio l'incontro con la tessitrice, la signora che tesseva i suoi tessuti, questi prodotti manufatti straordinari, anche costosissimi tra parentesi, la possibilità di fare la cena insieme ai Navajo con lo storytelling e anche la possibilità di dormire in una di queste tipiche case Navajo, che sono yogans, che sono appunto questi domes costruiti con fango essiccato e paglia, che sono le tipiche abitazioni appunto
dei Navajos. Si prosegue poi per un altro dei classici, che è Lake Powell. Bisogna oltretutto sbrigarsi a visitarlo, dico, nel corso del tempo, perché chissà per quanto tempo resisterà ancora il lago, vista la sua la continua discesa dell'acqua. Il lago ha perso più del 35% della sua acqua nel corso degli ultimi 20 anni, e non si ha idea di effettivamente fino a quando rimarrà così il livello dell'acqua apprezzabile. Anche qui imperdibile la tappa per andare a visitare l'Antelope Canyon, che si visita esclusivamente con queste escursioni della Antelope Canyon Tours, e per fare le foto e ammirare questa straordinaria meraviglia della natura. Il prime, cioè il momento topico per andare, è la visita delle 11:30. Se non viene prenotata con settimane, se non mesi d'anticipo, non sarà mai disponibile per i vostri passeggeri. Quindi consigliate sempre di includerla nel pacchetto del fly and drive, altrimenti non lo vedranno, o meglio, non lo vedranno nel momento ideale in cui vederlo. Altra tappa è Horseshoe Bend, che è questa curva a ferro di cavallo che il Colorado River crea proprio a poca distanza da Page, e quindi da Lake Powell. E poi ovviamente la tappa del Grand Canyon. Sembra quasi superfluo dirlo, il nostro itinerario prevede una notte, ma sarebbe ideale dedicarne due per esplorare bene la zona e anche fare alcune delle escursioni straordinarie e disponibili, come quella dell'elicottero, che ho fatto appunto nel corso della mia ultima visita, che da sola vale il viaggio. Non è una cosa cheap, è una cosa economica, costa intorno ai 240 euro a persona, 50 minuti di sorvolo, ma vi assicuro che i vostri passeggeri ricorderanno principalmente questo della loro esperienza. Incredibile. Poi, lasciato il Grand Canyon, si prosegue con la Interstate 10 per raggiungere appunto Las Vegas. Una deviazione che io consiglio caldamente è quella di Seligman, uscendo dalla 10 e prendendo la vecchia Route 66. Ne abbiamo già parlato nel corso di altri appuntamenti. Seligman esiste soltanto proprio per l'esaltazione e la preservazione del mito della Route 66. Chiaramente anche molto commerciale, sono il primo io a dirlo, molto, molto gadget, molto vendere, però ha il suo fascino e soprattutto insomma, farsi una foto ricordo o mangiare un hamburger in uno di questi diners che sembrano sospesi nel tempo del 1940-1950 è comunque una cosa irresistibile. Che sia vero o sia ricostruito, è così. E infine si raggiunge Las Vegas. Prevediamo nell'itinerario standard un pernottamento. In un giorno o una notte si possono fare un sacco di cose a Las Vegas, tipo giocarsi la casa in uno dei casinò, per esempio, cosa che sinceramente sarebbe da evitare, però sono molte le cose da fare, come per esempio il sorvolo anche qui all'ora del tramonto. Questa è con il tramonto già avvenuto, mentre questa è proprio nell'ora, nella twilight zone, diciamo, nel corso del tramonto, che questa è un'esperienza di viaggio che però, ahimè, non ho fatto io. Questa foto l'ha fatta la nostra Michela, che ha accompagnato un nostro fam 4 anni fa, se non sbaglio, 4-5 anni fa, e ha fatto proprio questo sorvolo con la Maverick Aviation, un sorvolo che dura circa 20-25 minuti, proprio con decollo appunto dal loro eliporto e con il sorvolo della città proprio al tramonto, con cocktail a bordo, insomma, una cosa molto molto simpatica e naturalmente impressionante. Altre cose che io consiglio, che ho appunto ho avuto l'opportunità di visitare nella mia ultima visita, è questi due musei che solo qui al mondo possono esistere. Il primo è, foto in basso, è quello dedicato alle insegne, il Neon Museum, tutte le insegne storiche di Las Vegas. Invece di buttarle, una volta tanto gli americani hanno capito che erano veramente opere d'arte e soprattutto veramente parte della storia di questa città, e quindi le hanno tenute in questo museo a cielo aperto. Naturalmente vederlo soprattutto all'ora del tramonto con le luci accese, perché naturalmente sono operative, è straordinario, bellissimo. E altra cosa che non poteva che essere qui, il museo dedicato a The Mob Museum, cioè il museo della mafia, perché chiaramente bisogna dire le cose come stanno, Las Vegas non esisterebbe senza il denaro della mafia e soprattutto senza l'intuizione di alcuni
esponenti del crimine organizzato durante gli anni 40 che hanno individuato in Las Vegas proprio il posto in cui investire e creare questa città incredibile nel deserto che adesso è praticamente fantasmagorica, puramente fantasmagorica. Ok, e qui da Las Vegas inizia invece la terza tranche del nostro viaggio, che appunto parte da Las Vegas e termina a Los Angeles. Un loop come quelli che abbiamo visto nel corso di moltissime nostre presentazioni, come Visit USA, quindi da Las Vegas, passare ovviamente per il Grand Canyon, per il Death Valley, scusate, arrampicarsi dal punto più basso degli Stati Uniti a uno dei punti più alti, quindi sulla Sierra Nevada, raggiungere Mammoth Lakes intorno a 2500 metri, passare Tioga Pass, chiaramente se è aperto, quindi in piena estate, e raggiungere il Parco Nazionale degli Yosemite, poi proseguire per San Francisco, poi visitare tutta la costa, visitare Monterey, fare, e qui ho sbagliato la mappa, chiedo scusa perché si passa ovviamente qui, sulla Pacific Coast Highway, uno dei tratti costieri più belli del mondo, e poi raggiungere Santa Barbara e infine Los Angeles per il termine dell'itinerario. Tappa appunto da Las Vegas, si entra nel deserto del Nevada, poi californiano, e naturalmente si visita Death Valley con Zabriskie Point e tutti gli altri suoi punti incredibili, il punto geologicamente più basso degli Stati Uniti, ne abbiamo già parlato diffusamente, Maria Teresa ce l'ha illustrato in tutte le salse, ma non smette mai di affascinarci e non smette mai di essere uno dei punti che impressionano di più i viaggiatori nel suo viaggio. Una cosa importante, ricordiamo sempre che durante l'altissima stagione, quindi luglio-agosto, si va a proprio rischio perché il calore è talmente forte che molte auto a noleggio non lo resistono e scoppiano i radiatori. Quindi bisogna affrontarla con la dovuta cautela, si deve spengere l'aria condizionata altrimenti il motore si surriscalda, bisogna viaggiare con 4 galloni d'acqua, tutte cose che ovviamente noi dettagliamo nei documenti di viaggio. Dopo il punto più basso, appunto, ci si arrampica invece in uno dei punti più alti con queste strade incredibili, con questi ponti sospesi. Raggiungendo la regione della Sierra Nevada e quindi Mammoth Lakes con alcuni dei paesaggi alpini più belli in assoluto delle Americhe. È un po' una Grand Teton spostata in California per fare un paragone che spero non offenda nessuno. Tra parentesi, la scorsa settimana Maria Teresa ne ha parlato in maniera diffusa di questa regione, quindi non mi dilungo, vi dico soltanto che è uno dei punti che non possono assolutamente mancare. Come non può mancare la visita di Mono Lake, uno dei luoghi naturalmente più affascinanti in assoluto e più peculiari, più originali in assoluto con queste eruzioni di tufo che creano queste forme incredibili, come abbiamo ricordato, di Pink Floyd è piaciuto molto perché l'hanno messo nella copertina interna di uno dei loro dischi più famosi di successo. Altra foto di Mono Lake. La possibilità di visitare le città fantasma come Bodie, di cui appunto Maria Teresa ha parlato la scorsa settimana, una vera chicca perché questa città è stata letteralmente lasciata così e viene mantenuta esattamente come è stata lasciata, quindi imperdibile, dell'epopea appunto della corsa dell'oro alla California dal 1849 in poi. E poi ovviamente i domes, le guglie di roccia, di Yosemite National Park, per una tappa immancabile. I sentieri trekking, la possibilità di fare appunto percorsi trekking, mountain biking, chi più ne ha più ne metta, varie località in cui soggiornare, El Portar, Mariposa, Oakhurst, insomma, dove si trova posto e dove il passeggero preferisce stare, anche all'interno del parco ovviamente, nei lodges. Poi la possibilità di deviare più a nord per la scoperta di quest'altra meraviglia naturale di cui abbiamo parlato 2 settimane fa, nel corso del California Wild, nel più ultimo webinar insieme a Maria Teresa, che è Lake Tahoe, che è oltretutto tra Nevada e California, e quindi ha anche il vantaggio di avere un'organizzazione alberghiera molto forte e ovviamente i casinò. E invece per chi non ha tempo, subito giù verso San Francisco, non mancando di visitare Muir Woods e quindi visitare le sequoie giganti che sono proprio letteralmente dall'altra parte del Golden Gate Bridge rispetto a San Francisco. Eccolo qui, paesaggio
paesaggio incredibile del Muir Woods National Monument. John Muir è stato il primo naturalista e conservatorista della natura, storicamente uno dei creatori quindi del National Park Service americano. E poi ovviamente si entra proprio da qui, in questo caso, quindi avendo visitato il Muir Woods National Monument, da qui si entra per questa straordinaria meraviglia dell'ingegneria, che è il Golden Gate Bridge, e si entra appunto nella zona del Presidio National, del Presidio, e anche questa zona è una zona del Parco Nazionale, anzi precisamente una National Recreational Area di San Francisco. Ora, San Francisco, vabbè, potremmo stare qui un'oretta e non ce l'abbiamo, una delle città più affascinanti, se non la più affascinante di tutto Nord America, il dibattito è aperto, ditemi voi cosa ne pensate, per me è assolutamente straordinaria e magica e quindi vince. Le sue cable cars, ma non solo le cable cars, più prosaicamente, più facilmente, spostatevi utilizzando i tram storici, come questo tram storico che è stato regalato alla città di Seattle, ci sono dei tram regalati anche dalla città di Milano, perfettamente funzionanti e utilissimi perché in pochi minuti collegano un lato all'altro della città, evitando le sue famosi colli e quindi camminate veramente tortuose. Una delle chicche che voglio porre alla vostra attenzione è la riscoperta, la rinascita del Mission District a San Francisco. Questi sono alcuni dei suoi murales straordinari, ha una tradizione di murales lunghissima il quartiere del Mission District, prima era un quartiere diciamo popolare, povero se vogliamo, principalmente di immigrazione latinoamericana, adesso con lo sviluppo della net economy, quindi con le nuove aziende, con le aziende dei social media, è diventato praticamente la nuova zona super ricca, quasi inavvicinabile della città per viverci, ma invece interessantissima per visitarli, quindi è una delle zone nuove assolutamente da visitare anche in 2 o 3 giorni di permanenza a San Francisco. Anche qui il nostro itinerario prevede soltanto 2 pernottamenti, ma è chiaro che il nostro consiglio è farne almeno 3, è la base per visitare questa straordinaria città. Si prosegue in autonoleggio, ovviamente, e si prosegue per la California Coast e ci si addentra in questa meraviglia della natura e dell'ingegneria, ovviamente, perché questa autostrada, questa strada è incredibile. Sulla costa californiana, la Pacific Coast Highway, la prima tappa è quella di Monterey, con la sua Canary Row, cantata da John Steinbeck in uno dei suoi romanzi, e una delle cittadine costiere più importanti e più visitate di tutta la California. Da qui si va in direzione sud, si prende la 17 Mile Drive, che è la strada a pagamento, una delle strade più affascinanti in assoluto di tutta la costa ovest americana. Questa è una foto che ha fatto Michela nel suo viaggio nel 2012 a Pebble Beach, che è uno dei campi da golf più importanti degli Stati Uniti. Il Classic l'hanno fatto due o tre settimane fa, mi pare. Non sono un appassionato di golf, quindi credetemi sulla parola, però l'hanno fatto, l'ho visto in TV, ed è uno dei golf club più esclusivi del mondo, non so quanto possa costare un tee qui, ma presumo parecchio. I suoi soci sono le persone tra le più ricchi e più importanti di tutta la California, soci che vengono da San Diego e Los Angeles, quindi centinaia di chilometri di distanza ovviamente per giocare, e il panorama, il setting naturale è, come vedete, incredibile. Ecco, un'altra foto che ha fatto Michela nel 2012 nel suo viaggio, con queste statue di bronzo, queste case esclusive appunto nella 17 Mile Drive che praticamente non hanno prezzo, e questo è Lone Cypress, è una delle icone assolute, il cipresso solitario immancabile nel percorso della 17 Mile Drive, fermarsi e fare una foto qui. Si prosegue per la visita alla cittadina di Carmel, ovviamente famosissima anche perché Clint Eastwood è stato per qualche anno suo sindaco, cosa bizzarra se mi chiedete, comunque evidentemente sicuramente non c'era crimine in quel periodo. E questa è la missione di un'altra signora del Carmel che ha dato il nome alla cittadina. La rotta delle missioni è una cosa molto importante, poi ve ne parlerò al termine della mia presentazione. Io sono totalmente affascinato anche come retaggio della mia passione smisurata per il Messico, che molti di voi sanno, che conoscono,
E proprio questa rotta delle missioni compone un itinerario favoloso tra Baja California, cioè tra California americana, nordamericana e Baja California messicana. Ecco Carmel, con la sua spiaggia incredibile, alcuni dei suoi inns e bed and breakfast, tutti gli hotel sono così e tutti gli hotel sono carissimi. Questa è una delle zone più esclusive in assoluto della California, quindi trovare una sistemazione a buon mercato non esiste. Questa è la strada che si arrampica, la Pacific Coast Highway che si arrampica appunto nel promontorio di Big Sur, uno dei punti di vista point più incredibili di tutta la costa ovest americana. Big Sur famosissimo anche per la controcultura hippie degli anni 60-70, dove le prime comunità venivano create, insomma, letteratura, cultura. Big Sur è anche il titolo di un libro di Jack Kerouac, quindi insomma moltissimi la conoscono per questo, ma dal punto di vista naturalistico, come vedete, è semplicemente stupefacente. Proseguendo in direzione sud, una deviazione si può fare per scoprire due zone veramente peculiari della California, diciamo già centro-sud. La prima è la Santa Ynez Valley, dove la nuova zona vinicola che si batte ormai il primato con Napa Valley e Sonoma, anzi Sonoma. Con la produzione di vini tra i più pregiati e apprezzati di tutto il mercato internazionale. Altra tappa suggerita è questa bizzarria assoluta di questa cittadina danese nel cuore della California, che si chiama appunto Solvang, in cui come vedete c'è addirittura la bandiera danese, in cui c'è il bilinguismo inglese-danese, in cui il retaggio danese è fortissimo, si producono ancora formaggi in puro stile danese, insomma è una delle cose più bizzarre che possono, e imperdibili secondo me, che possono essere visitate nel corso dell'itinerario. Poi ovviamente si raggiunge Santa Barbara con la sua mission, appunto la sua missione storica, la foto che vedete qui, e anche il suo presidio, foto in basso a sinistra, il suo lungomare e naturalmente le sue case fantasmagoriche a picco sul Pacifico. Santa Barbara è a circa 1 ora e mezza a nord di Los Angeles ed è il buon ritiro per tutti quelli che se lo possono permettere, e naturalmente questo vi dà l'idea di quanto esclusiva sia questa destinazione. E infine si raggiunge Los Angeles, la mia Los Angeles, la città in cui ho vissuto on and off per circa 3 anni e mezzo. E questa è una foto del Wishall Boulevard. Ci sarebbe tantissimo da dire sulla città. Vi dico subito che quelli che considerano Los Angeles bypassabile tranquillamente non vanno d'accordo con me, perché è assolutamente inconcepibile non visitare le cose interessanti di questa città, che sono veramente tantissime, e non, ovviamente la cosa che spaventa è la sua dimensione, perché è grande praticamente come una regione italiana. Però avendo la vettura a noleggio e sapendo le cose interessantissime e validissime da fare, io ritengo che almeno 2 notti, come in questo caso nel nostro itinerario, se non 3, stravalgano la pena. Questa è una foto di Hollywood Boulevard, è uno dei classici, praticamente questo è il cinema El Capitan, che è davanti al Chinese Theater, una delle zone più iconiche in assoluto di Hollywood. Però volevo mettere la vostra attenzione su alcune cose interessanti da proporre ai vostri clienti, diciamo abbastanza nuove, diciamo, che escono un po' fuori dal classico, tipo la zona dell'LA Live, questa zona di downtown, in cui il nuovo sviluppo della nuova arena, questa è l'arena, la Staples Center, dove giocava fino all'altra settimana Kobe Bryant con i Lakers, adesso purtroppo per noi si è ritirato, già i Lakers perdevano adesso non posso pensare per quanti anni continueremo a perdere, però ci ha fatto vincere tantissimo, quindi che Dio lo abbia in gloria. E quindi la creazione di questa nuova arena ha portato uno sviluppo, come sempre succede negli Stati Uniti, fortissimo, con la creazione di nuove zone con ristoranti, soprattutto tanti locali notturni, per esempio per i giovani questa è una zona assolutamente indicatissima, alternativa a Beverly Hills e Hollywood, e molto più trendy, se vogliamo anche, molto più places to be rispetto ad altri. E quindi questa è una delle zone appunto che hanno permesso il riscatto assoluto della zona di downtown. Alcuni classici ovviamente, come Beverly Hills, questo è il leggendario Beverly Hills Hotel, l'hotel delle star di Hollywood, oltretutto non inavvicinabile, quindi per chi vuole fare questa esperienza, soprattutto per i viaggi di nozze, io lo consiglio sempre, perché questo hotel, nonostante tutto, non ha prezzi
inavvicinabili, quindi è un lusso che ci si può concedere soprattutto per un viaggio particolare. Però una cosa che voglio assolutamente consigliare, soprattutto agli amanti della musica, sono alcuni dei locali più leggendari, quelli sul cosiddetto Sunset Strip, dove il sottoscritto praticamente letteralmente viveva e ha trascorso anni della sua esistenza. Questo è il leggendario Whiskey a Go-Go, dove hanno iniziato i Doors, i Van Halen, dove ha suonato Bob Dylan, dove adesso suonano praticamente tutti, e altri. E diciamo, da qui inizia una serie di locali leggendari come il Roxy e il famosissimo Rainbow Bar and Grill. Altra tappa imperdibile per chi scopre per la prima volta Los Angeles è sicuramente fare un salto in spiaggia a Venice Beach, il luogo più peculiare, più pieno di matti in assoluto. La prima volta che sono andato con la mia dolce metà mi ha detto proprio questo è un concentrato di matti e provenendo oltretutto da San Francisco c'era la gara dove fossero più pazzerelli, se San Francisco, Los Angeles o Venice Beach, una bella lotta ed è una delle passeggiate più imperdibili da fare nel proprio soggiorno a Los Angeles. Questo appunto, scusate, ho invertito l'ordine delle slide, è il leggendario Rainbow Bar and Grill. Questa è una tappa che anche per soltanto per prendere una pizza, tra l'altro pizza buonissima perché il proprietario è Mario Maglieri, un italo-americano che ancora parla un po' di italiano e la pizza è considerata per sé negli Stati Uniti assolutamente accettabile. Questo è uno dei classici, qui hanno svernato tutte le rock star. Non solo americane, ma inglesi, dai Led Zeppelin, dai Deep Purple, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, chi è appassionato di questo tipo di musica, soprattutto di quegli anni che hanno creato la storia della musica rock, è una delle pietre miliari da non mancare. Altra cosa, altri due punti che voglio assolutamente consigliare per la scoperta di una Los Angeles differente, una Los Angeles non conosciutissima, è la fantastica Union Station, che è una stazione ferroviaria di Los Angeles dove arriva l'Amtrak, che è in puro stile Art Deco, è un gioiello architettonico straordinario, bellissima come vedete dalle foto, questo è l'esterno e questo invece è l'interno, guardate solo le sedie, sembra veramente un film degli anni 40 tipo LA Confidential per darvi un'idea. E proprio davanti alla stazione Union Station c'è il primo insediamento di Los Angeles, anzi del Los Angeles, e il Pueblo de Los Angeles, che è considerato appunto patrimonio, monumento storico dello Stato della California. Qui c'è quello che rimane della missione storica della Nostra Signora Reina de Los Angeles, appunto eretta nel 1781, e qui si sviluppa tutto il barrio latino, che poi da qui ovviamente si espande verso la zona est della città. Alcuni dei murales bellissimi all'interno appunto della Mission, e accanto alla Mission tutta questa zona diciamo commerciale con piccoli negozi, souvenir. Immancabile la Virgen de Guadalupe, essendo Messico puro, e immancabile un cibo messicano tra i più buoni, se non il più buono, la zona dove mangiare il cibo più buono in assoluto messicano di tutta la città. Quindi lo straconsiglio. Ecco, appunto, questa ultima parte dell'itinerario ovviamente è compresa in tutti i nostri itinerari dedicati alla California, Fly and Ride ovviamente, come il California Wild che ho presentato l'altra settimana e tutti gli altri, e soprattutto, ecco, evidenzierei questo, il Ruta de las Misiones che inizia a San Francisco e finisce a Los Cabos. Quindi percorre lo sviluppo, ovviamente vedendo tutte altre cose, non soltanto quello, ma segue il percorso del Camino Real Costero, quindi il Camino Real della costa della California, con tutte le missioni create per l'evangelizzazione da parte dei conquistadores e degli esploratori spagnoli. Quindi, appunto, da San Francisco fino a Los Cabos. Ovviamente, per arricchire questa esperienza di viaggio, possiamo ovviamente includere dei soggiorni in ranch, come ripeto sempre quando si parla del West, una vera esperienza western. Il nostro consiglio è almeno 2 notti, se non tre. Una esperienza unica per le famiglie è straordinaria e anche naturalmente per viaggi neozio, per viaggi individuali. Non esistono ranch in cui si parla italiano, lo ricordo sempre, quindi un minimo di adattabilità e di curiosità e di conoscenza basica della lingua inglese, ma comunque nei ranch, soprattutto del sud-ovest, come in Arizona, si parla anche molto lo spagnolo, quindi la comunicazione diventa più facile.
E invece per andare a cavallo ci vanno tutti, anche un dummy come me che non ci aveva mai messo il sederino sopra è riuscito a cavalcare senza grandi problemi. Quindi lo consiglio assolutamente a tutti. Ovviamente le tipologie varie dei ranch, quindi da quelli più soft, quelli più guest, quindi veri e propri resort, fino invece ai working ranch in cui si segue il day to day, il giorno per giorno della vita dei cowboys. Ovviamente questo itinerario, come a tanti altri nostri itinerari, possono avere un'accezione più forte dal punto di vista del tema dei nativo americani, basta evidenziarlo e possiamo arricchire l'esperienza di viaggio dei vostri clienti con delle attività puramente dedicate alla scoperta del mondo straordinario, magico e da rispettare sempre dei nativi americani. Infine, questo itinerario che abbiamo visto, quindi dalle Rocche al Pacifico, come tutti gli altri fly and drive che noi proponiamo, possono essere tranquillamente svolti in moto a noleggio, dalla Harley-Davidson alla Indian, alla BMW, la Triumph e le Honda, sia in itinerari self-drive che in itinerari guidati, come potete trovare sul nostro sito conradtravel.it. Con questo io ho chiuso, mi scuso per aver tirato leggermente di più, ma sono stato sotto l'ora, visto che ho iniziato con qualche minuto di ritardo. E ricordo che Conrad Travel è lo specialista dei viaggi su misura per tutto il continente americano, quindi dall'Alaska fino all'Argentina, Nord, Centro e Sud America e le ovvie estensioni che sono Caraibi, Hawaii e Isole del Pacifico. Questo è il nostro completo catalogo online conradtravel.it in cui trovate quasi 450 proposte di viaggi, appunto, dall'Alaska fino all'Argentina e tutte le estensioni. E con questo io vi saluto, vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi chiedo ancora scusa per il piccolo ritardo, adesso butterò queste cuffie e ne comprerò di nuove e vi do appuntamento al nostro prossimo webinar che sarà martedì 3 maggio alle ore 14, questa volta si parla solamente di musica e del grande triangolo musicale americano, quindi nel cuore del sud degli Stati Uniti, un itinerario che collega le tre città cardine della musica americana, che sono Nashville, Memphis e New Orleans. Ma naturalmente non soltanto questo, ma tutto quello che c'è di mezzo, cose da vedere, dal Lynchburg e assaggiare Jack Daniels, fino ovviamente alla Highway 61, la rotta del blues, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vi ringrazio ancora, vi auguro una buona giornata, vi ricordo che Conrad Travel è a vostra disposizione per ogni richiesta di viaggio rigorosamente su misura di cui abbiamo parlato. E vi do appuntamento martedì 3 maggio. Grazie. Grazie Gianluca, perfetto. Dunque adesso vi ricordo che appunto questo webinar, comunque la registrazione la troverete entro questa sera sulla pagina video webinar del sito visitusaita.org. E invece vi do appuntamento a domani, 21 aprile, con i viaggi in moto, appunto il viaggio in moto negli USA e le partenze gruppo 2016 a cura di Canalova Viaggi. Vi ringraziamo molto e vi auguriamo un buon pomeriggio. Grazie a tutti, a presto! Ciao!